arroccato a circa 1000 metri su un massiccio montuoso. Desulo è un piccolo comune della provincia di Nuoro, un paese che si è sviluppato con l'agricoltura e la pastorizia, immerso in boschi secolari di lecci, ciliegi e castagni. E proprio le castagne hanno fatto la forza di questi luoghi. Siamo alle falde del Gennargentu. Qui i prodotti sono tanti, soprattutto quelli agricoli. E uno dei prodotti principe è la castagna, che ha sfamato intere generazioni. Quindi mille versioni delle castagne in cucina, non solo con i piatti dolci, ma soprattutto con i piatti salati, abbinati ovviamente alle straordinarie carni che ci sono in questo territorio, le verdure e anche siamo nella terra delle patate, le migliori patate che ci siano in Sardegna. Vi presento due piatti tipici della tradizione di Desulo. La prima ricetta è una minestra di castagne e la seconda è un dolce fatto con un ripieno di patate e ciccioli. Mettiamo a bollire dell'acqua, quando arriva ad ebollizione mettiamo la pancetta di maiale tagliata a pezzi un po' grossi, poi ci mettiamo i fagioli, le castagne e si porta a cottura, 45 ai 50 minuti di bollitura fino a quando viene una restrizione della salsa. A questo punto facciamo un soffritto con la pancetta tagliata da detti, con della cipolla, con lo strutto. 5 minuti prima di servire a tavola versiamo questo soffritto dentro la zuppa. Poi abbiamo preparato il dolce, che è un raviolo fritto. Si fa il ripieno con le patate lesse, un po' di scorza di limone, un po' di zucchero, un pizzico di sale, si mettono i ciccioli soffritti con un po' di strutto e il ripieno è fatto. Poi si fa la pasta di semola di grano duro, impastata solo con acqua e sale. Poi va sfogliata con un po' di strutto e si preparano questi ravioli che poi vengono fritti. Quando sono ancora caldi vanno passati nello zucchero e serviti. Prima erano questi gli ingredienti principali, c'era l'olio, però da noi si usava lo strutto perché si ammazzava il maiale e si faceva lo strutto.